Benvenuti a Toscana a tavola. Oggi siamo nella splendida Prato in una giornata di sole con un pratese doc d'eccezione che ci fa da guida, Luca Managlia di Gola Gioconda. Buongiorno Luca. Buongiorno Daniela e i nostri spettatori. Buongiorno, siamo in piazza Sant'Agostino, una piazza molto carina, un po' fuori ma di pochissimo dal circuito tradizionale della città. E buongiorno a Veronica di Arte Mia, che ci farà delle piccole introduzioni sulla parte storica. Questa zona della città è famosa per un sacco. Buongiorno Daniela, sì, qui è ricordato in questa piazza il nefasto e crudelissimo sacco di Prato avvenuto nel 1512 ad opera degli spagnoli, comandati però da un certo Giovanni de' Medici, che poi diventerà Papa Leone X, che per un gioco di alleanze politiche fece appunto saccheggiare la città per ben 19 giorni con circa 6.000 morti. Gli spagnoli entrarono dalle mura del convento di Sant'Agostino e poi successivamente i Medici riuscirono a rientrare a Firenze, perché i fiorentini si arresero in quanto avevano già visto cosa erano stati capaci di fare a Prato. Quindi diciamo così, una dimostrazione di forza datata storicamente. Invece poi con Luca noi andremo a scoprire alcuni aspetti dell'enogastronomia pratese. Bene, e allora andiamo Daniela. Partiamo? Andiamo Veronica. Siamo a Prato al mercato delle Vettovaglie e siamo qui con Carla Iazzi, chef e titolare delle Garage Bistrò. Che cosa ci prepari oggi? Buongiorno, oggi siamo venuti qui al mercato a prendere degli sgombri per fare uno gnocco con salsa di baccelli, sgombri e un po' di pecorino pistoiese. Luca, che cosa ci dici del mercato delle Vettovaglie? Beh, siamo dietro Piazza del Duomo innanzitutto, è veramente un angolo molto suggestivo, una bellissima costruzione appunto della fine dell'Ottocento, è un posto classico dove venire a fare la spesa, dove appunto i ristoratori come Carlo vengono per fare degli acquisti, è sicuramente un posto molto carino. Senti Carlo, e che cosa chiediamo a Roberto? Due sgombri che ce li sfiletti bene per fare appunto questa julienne di sgombro. Senti Roberto, e quanto viene lo sgombro? Lo sgombro nostrale costa 13,50 e noi non sa solo lo sgombro, diciamo noi si lavora anche i sugarelli, sempre qui di Livorno, le sarde e le alici, stamani mattina c'era la sciabola, i tombarelli, robina nostrale di qui, non solo gli sgombri. Quindi diciamo un bel assortimento di pesce dimenticato, di pesce diciamo così non considerato, il solito pesce così... Frigoliorate, diciamo così. Sì, sì, la robina nostra, diciamo così, che viene ora riapprezzata anche dai pratesi. Perfetto, infatti Luca il pesce dimenticato è comunque un pesce che ha delle proprietà nutrizionali molto importanti e anche di gusto. Sì, certo, era un pesce appunto come giustamente dici tu, e c'era questo bel progetto della regione toscana che ha delle caratteristiche organolettiche e nutrizionali molto importanti, pensiamo solo agli omega 3 presenti in questi pesci, e poi soprattutto un pesce gustoso, un pesce a buon prezzo che ha l'unica, diciamo si può trovare, l'unica difficoltà è quella di essere un po' deliscato, che non è così semplice, però in questo ci possono aiutare i nostri amici pescivendoli. E quindi adesso vediamo Roberto all'opera, che sta sfilettando lo sgombro. Come lo cucinerai questo sgombro? Qui si va a cucinare nella lionese, una padella di ferro francese con del burro. Non andiamo a mettere olio, non facciamo assolutamente soffritti, per rendere lo sgombro
più delicato possibile, perché comunque il sapore dello sgombro è molto forte, molto acuto. Poi tanti sono abituati a conoscere lo sgombro nelle scatolette, perciò diamo l'eleganza che merita questo pesce, che è un grandissimo pesce. Sì, poi soprattutto è importante, insomma, che il pesce mantenga il proprio sapore e quindi non rovinarlo prima di tutto, giusto Luca? Beh, certo, è uno segreto di tutte le materie prime buone. Ovviamente il cuoco o lo chef deve stare molto attento soprattutto a non stracuocerlo, ovviamente, ma a non rovinarlo. Senti, e quindi adesso noi ci accingiamo a questo punto a prendere i nostri filetti che con grande maestria Roberto ci sta preparando, e poi con cosa li unisci? Li unisco appunto con degli gnocchi di patata, e noi adoperiamo delle patate bianche di Cavarzano. E facciamo una salsa di baccelli, praticamente proprio il baccello tolto la pellicina viene sbianchito, viene fatta questa salsa, gli gnocchi e questo sgombro, e dopo un velo di pecorino delicatissimo delle colline pistoiesi. Perfetto, quindi un racconto del territorio dal mare, diciamo, alla montagna. E noi al ristorante adoperiamo il 95% dei prodotti qui di zona, facciamo parte appunto della Coltiretti, ci serviamo da persone del genere per avere il meglio possibile per la nostra cucina e per i nostri clienti, ovviamente. Perfetto, Luca, prendi te lo sgombro. Scommetto pago io anche. Ça va sans dire, grazie Roberto. E andiamo a cucinare. Parliamo adesso di un prodotto del territorio, la farina Gran Prato. Siamo con Marco Bardazzi, presidente dell'associazione Gran Prato. Grazie Marco di essere venuto a trovarci. Grazie a voi per l'invito. Ecco Marco, raccontaci qualcosa di questa farina che voi producete come associazione Gran Prato. Allora, la farina Gran Prato è il risultato di un percorso di filiera, quindi inizia essenzialmente dalla produzione del grano, quindi aziende agricole pratesi che coltivano nel territorio di Prato questo grano. Noi come Molino in Val di Bisenzi lo trasformiamo in due tipi di farine, una integrale macinata a pietra e una tipo zero, e poi naturalmente il percorso continua con i panificatori e altri soggetti che usano queste farine. Quindi nell'associazione ci sono soggetti, appunto, alcuni producono il grano e tu lo trasformi. Io lo trasformo in farina nella maniera più tradizionale per l'integrale macinata a pietra, quindi una macina originale di prima del Novecento che ancora lavora a pieno regime. E per quanto riguarda invece la versione zero, sempre con comunque sia macchinari d'epoca, perché si parla di macchine del 1937, che ci garantiscono un prodotto che ha delle caratteristiche organolettiche decisamente superiori. Quali sono le caratteristiche del disciplinare per produrre la farina? Allora, le caratteristiche per produrre la farina del disciplinare sono appunto che può essere prodotta sia a pietra per la versione integrale che a laminatoi. Deve avere un tempo di stagionatura minimo di 20 giorni la farina e non superiore ai 4 mesi. Poi naturalmente disciplinari ci sono anche nella fase agricola di produzione del grano e nella fase di produzione del pane. E quanto si conserva la farina una volta acquistata? La farina ha una scadenza, diciamo, nominale di 6 mesi dalla data di produzione, però è un prodotto che praticamente non contiene conservanti, può durare di più, può durare di meno, dipende molto dalle condizioni in cui uno la mantiene. Quindi cerchiamo di mantenerla bene perché è un prodotto prezioso, e adesso andiamo a scoprire anche come possiamo utilizzarla. Siamo nella cucina di Le Garage Bistrò e siamo con Carlo, che abbiamo incontrato prima nel far la spesa. Carlo, da quant'è che c'è il ristorante? Il ristorante è aperto da 2 anni e mezzo, e da novembre appunto del 2014. E prima cosa facevi? Prima ho sempre girato nelle cucine, sia in zona, sia all'estero, sia tanto tempo in Alto Adige, dove mi ha segnato anche un po' per la mia esperienza professionale. E all'estero dove sei stato? Sono stato in Francia, nel nord della Francia, in Bretagna, Rochefort per la precisione.
Ah, e quindi diciamo questo ti ha portato a mixare un po' di sapori nordici e a utilizzare magari anche il burro? Questo mi ha portato soprattutto ad operare delle materie prime in una maniera differente da come si adopera di solito in Italia. E soprattutto anche il burro, perché comunque il burro anche in Alto Adige, non avendo gli olivi, hanno i pascoli, perciò le cotture vengono fatte con il burro. Il burro si adopera veramente poco con questa cucina. Sì, si predilige l'olio extravergine d'oliva. Esatto, a Carmignano siamo dei re. Perfetto, senti, che piatto ci vai a preparare? Allora, andiamo a preparare un primo piatto, è uno gnocco, ovviamente fatto in casa con delle patate bianche di Cavarzano, in crema di baccello, con dello sgombro passato appunto al burro e una spruzzatina di pecorino delle colline pistoiesi. Perfetto, quindi ci vuoi indicare un po' tutti gli ingredienti che ti servono prima di iniziare a preparare il piatto? Allora, le patate che noi abbiamo precedentemente lessato per una questione di tempo, ora si andranno a impastare con della farina, ovviamente. Che tipo di farina? Farina Gran Prato. Qui adoperiamo solamente farina Gran Prato, sia zero o integrale. E una volta fatti gli gnocchi andiamo a sbucciare, a sgranare e poi sbucciare il baccello per togliere, per avere proprio l'anima, perché la pelle del baccello sennò è amarognola e andrebbe a rovinare il piatto. Di conseguenza andiamo a sfilettare lo sgombro, andiamo a tagliare a losanghe, tolte ovviamente le spine, e andiamo a cuocerle in padella. Allora non ci resta che partire. Partiamo. Cominciamo. Qui prendiamo le patate che precedentemente abbiamo lessato. E hai passato ovviamente. Usi lo schiacciapatate? Uso lo schiacciapatate o il passino, a seconda della durezza della patata. Queste sono patate nuove, perciò si può tranquillamente adoperare anche il passino. Pardon. Andiamo a mettere il tuorli dell'uovo, perché adoperiamo solamente il tuorlo per fare gli gnocchi. Questo perché poi diventano meno molli? Perché adopero pochissima farina, anche se la farina che adoperiamo noi della Gran Prato è una farina eccellente, comunque trovarsi in bocca il sapore della farina non è mai piacevole. Allora andiamo a mettere su una quantità di un chilo di massa di patate solamente 100 grammi di farina. E quante uova? Su un chilo andiamo a mettere 6 uova, 6 rossi d'uovo. Perfetto. Ora andiamo appunto a prendere del sale. Prendiamo, questo è un sale che noi adoperiamo abitualmente qui al ristorante, è un sale islandese. E come mai usi questo? Perché adoperiamo appunto delle materie prime, si cerca di adoperare prodotti migliori e comunque anche fatti meglio. Allora, perché è un sale puro questo? È un sale purissimo. Andiamo a mescolare la patata. E magari te ne serve anche meno? Pochissimo. Poi con quei sali sono molto parco nell'adoperare il sale, e così come lo zucchero, perché comunque deve esaltare il sapore e non deve andare a far sì che... a sovrastarlo. Esatto. Qui andiamo a mettere la farina. Senti, e tu consigli di impastare gli gnocchi quando le patate sono ancora calde oppure di aspettare che siano fredde? È sempre meglio impastare quando la patata si è freddata, perché il calore poi rilascia di più l'amido e fa sì che la patata sia molle, appunto rilasci l'acqua, e poi quando si va a mettere la patata in cottura viene una polenta e non più uno gnocco. Questo lo andiamo a togliere, andiamo a mettere un altro po' di farina, la mitica Gran Prato. Esatto. E andiamo... questa è quella di tipo zero. Esatto, questa è zero. Come appunto di solito noi facciamo gli impasti per panificazione o pasta che sia farcita o meno, esclusivamente con la Gran Prato. Perfetto. Ok. Perfetto. Una volta fatto. Li fai, immagino, il classico cordino e poi li tagli, esatto. Giusto? Ora andiamo a fare appunto lo gnocco mettendo un po' di farina qui sotto. Andiamo a stendere. A Firenze si chiamano anche tupini per la forma. Esatto.
io la mia famiglia per 50% è emiliana, perciò per noi sono sempre stati gnocchi. Niente topi. Niente topi. E andiamo a tagliarle al coltello o con un tarocchino o con un attrezzo idoneo per... E questi sono gli gnocchi che andiamo a mettere immediatamente in abbattitore noi, o comunque se uno le vuole fare a casa, in congelatore, perché lo gnocco congelato si cuoce meglio, cioè c'è meno possibilità che si sfaldi durante la cottura. Questo è un altro trucco interessante per cui ringraziamo il nostro Carlo. E adesso invece andiamo a preparare il condimento. E ora andiamo a preparare il condimento. Le fave dunque non sono semplicemente sgranate? No, allora viene sgranato, poi noi andiamo a incidere la buccia e prendiamo l'anima, perché comunque, appunto, come precedentemente detto, la buccia è amarognola. L'anima andiamo a sbollentarla, a sbianchirla, si dice in gergo tecnico, e dopo si fa freddare e poi facciamo una crema. La crema che abbiamo già preparato qui sul fuoco. Qui abbiamo tagliato lo sgombro a losanghe, abbiamo il burro che facciamo sciogliere appena appena il burro e poi metti dentro lo sgombro. Esatto. Immagino che la cottura sia piuttosto veloce. La cottura è velocissima, anche perché andiamo a nappare, cioè lo sgombro viene cotto con il burro fuso in questa maniera, ok? Ora ci aiutiamo anche con dell'acqua di cottura del bollitore. Ecco, i nostri telespettatori devono stare molto attenti a questo tipo di cottura, perché effettivamente è molto interessante, perché consente di non intaccare le proprietà organolettiche del pesce. Esatto, precisamente. Poi comunque viene una cottura non tanto violenta, perché teniamo a distanza dalla fiamma la padella. Questa è una lionese, una padella fatta appunto a Lione, completamente di ferro, che dà una cottura abbastanza omogenea, però comunque staccando dal fuoco. E qui arriva la sua preparazione internazionale. Infatti. Emerge. Allora, e qui andiamo a fare la cottura. Andiamo a prendere un po' di acqua del bollitore. Acqua bollente, basta. Acqua bollente. Questo sempre per non far alzare troppo la temperatura, giusto? Esatto. E qui andiamo a continuare la cottura. Per quanto tempo cuoce? 2 minuti. Non c'è, noi abbiamo una fiamma molto molto bassa. Così facendo, ora si fa continua la cottura. Bene, adesso vediamo gli gnocchi che si buttano. Andiamo a immergerli in acqua salata. Anche queste poi, diciamo così, la cottura è molto rapida. La cottura velocissima. Allora, per fare la cottura andiamo. Qui si rimette un po' d'acquina. Si mette un po' d'acqua nella padella antiaderente. Non adopero padella di alluminio per saltare, perché questi non vanno saltati, questi vanno piastrati come se fossero dei fatti alla griglia, ok? Alziamo il fuoco. Bene, aspettiamo che gli gnocchi vengano a galla. Esatto, precisamente, facciamo sì che la padella sia rovente. In questa maniera abbiamo messo dell'acqua che comunque con l'antiaderente fa sì che non si attacchi la patata che andiamo a mettere all'interno. Viene leggermente grigliata, si va a montare il piatto con la crema di baccella e lo sgombro. Perfetto, allora direi che i nostri gnocchi sono pronti, perché stanno venendo a galla. Qui ora andiamo a scolare gli gnocchi. Uniamo lo sgombro adesso o più tardi? Solamente nel piatto viene messo lo sgombro.
Quindi è il tocco finale. Esatto. E anche la crema viene aggiunta direttamente nel piatto? La crema viene messa alla base del piatto. Poi dopo andiamo a mettere appunto il pecorino di Pistoia. Una volta terminato, una volta impiattato. Esatto. E ora il nostro sgombro è pronto. Il piatto dove andiamo? Questo andiamo a impiattare nel piatto qua dietro. Qua. Eccolo qua. Prendo io il piatto. E va. Allora, mentre tu continui a impiattare, io direi che potremmo riepilogare gli ingredienti del piatto. Benissimo, allora, per fare gli gnocchi, patate bianche. E Cavarzano. Di Cavarzano. Uova e farina gran prato. Questo. E sale. E sale, questa è la base dello gnocco. Poi andiamo a mettere il baccello, questi ovviamente essendo prodotto di stagione. Sgranato, sbianchito e poi appunto cotto. Passato. Esatto. Questi sono gli gnocchi. Che come dicevi te giustamente si sono un po' grigliati come esatto. Devono essere. Questi sono appunto gli gnocchi, scusate tanto. E poi dopo ci aggiungiamo lo sgombro che è stato appunto cotto nel burro con questa nappatura per non alzare troppo la temperatura. Infatti, questo è appunto il nostro sgombro che andiamo ad agiare. Come potete vedere appunto lo sgombro non è assolutamente, non si è ritirato troppo perché appunto non ha subito shock termico importante. Infatti questo anche perché non vanno stracotti, il pesce azzurro è un pesce buonissimo, delicatissimo e mai assolutissimamente stracuocerlo. Manca il tocco finale. Manca il tocco finale, andiamo a mettere il pecorino. E questo. In scaglie. Esatto, in scaglie. Perché comunque ci deve dare l'aroma del pascolo. E questo. Ma ci manca qualcosa? Un tocco di nero? Il sale. Sale affumicato che andiamo a mettere sopra nel piatto. E voilà, il piatto è pronto. Siamo pronti per farlo assaggiare al nostro Luca Managlia. Benissimo. Chissà cosa ne pensa di questo tuffo nel territorio. Andiamo allora. Andiamo. Ed ecco con Carlo, arriviamo a servire il piatto a Luca. I nostri gnocchi. Allora Luca, che cosa ci dici? Beh, intanto vedo un bellissimo piatto con dei bei colori, col giallo degli gnocchi, col verde della crema di baccelli e col bianco del pecorino della montagna pistoiese. Ora vado però a assaggiarli. Certo, e intanto io chiedo a Eleonora, che è la sommelier che ci fa compagnia oggi, di versarci questo vino che ha scelto in abbinamento a questo piatto. Salve, io per questo piatto molto marittimo avrei pensato appunto a un vermentino proveniente dalla zona di Bolgheri, sempre per rimanere in Toscana. Il vino è un 100% appunto vermentino ed è vinificato solo in tini d'acciaio. Perfetto, intanto io approfitto per chiedere a Carlo, che ci ospita qui alle Garage Bistrò, che cos'è questo strumento? Questo è il nostro logo, si chiama Le Garage Bistrò perché fino al 2001 qui era presente un garage prima di stazionamento e di noleggio macchine. E nel 2001 è cessato, abbiamo noi, io e Gianni, ripreso questa struttura, l'abbiamo portata a nuovo, però la memoria si doveva rimanere tale, perciò il garage come la chiave inglese e in fondo la forchetta come la nuova avventura di questo fondo che poi abbiamo aperto. Perfetto, allora adesso sentiamo Luca cosa ne pensa del piatto. Beh, però complimenti per Grazie. Questo, mi piace molto perché bisogna sempre affondare un po' nel passato. Allora, invece questo è un piatto
molto contemporaneo, molto piacevole, un'esplosione di sapori in bocca. Si sente l'ottima qualità della patata, appunto, di Cavazzano, e davvero la crema di baccelli, il formaggio e soprattutto un'ottima cottura dello sgombro ne fanno davvero un piatto molto molto interessante. Allora noi adesso vi lasciamo brindando alla vostra salute e vi aspettiamo alla prossima puntata di Toscana a tavola, sempre su questi schermi.